Che ruolo ha la memoria storica Sujimaitis nella società di oggi? Mano manimo, dabar galėčiau net ir tai pamastyti, kad dal mio punto di vista c'è una sorta di smarrimento della memoria riguardo al movimento dei partigiani e al suo comandante Jonas Žemaitis. A volte, per diverse ragioni, Žemaitis è messo in secondo piano. Quando si parla dei partigiani in Lituania, manca la dovuta attenzione che dovrebbe essere dedicata al comandante. Per quale motivo? Possiamo analizzare le cause, ma secondo me Jonas Žemaitis dovrebbe essere ricordato di più, perché Jonas è la resistenza, in quanto è stato il suo comandante. Tiesiog jisai stoti į vieną pirmą eilę, nes jis, galima taip sakyti, gali reprezentuoti šitą pasipriešinimą kaip jo vadas. Ricorda quando ha sentito parlare per la prima volta di Žemaitis? Aš taigi pasakysiu taip, aš jau kaip ruošiau stoti į... Stavo per entrare nella facoltà di storia, nell'ultima decade del secolo scorso, ed ero interessato agli studi storici. Mi ero appassionato a quegli argomenti. Uno dei periodi più interessanti e sul quale sto ancora oggi continuando a studiare è appunto la seconda parte del XX secolo. In quel periodo uscì il libro su Jonas Žemaitis, il presidente dei caduti, e leggendolo ho appreso molto di più proprio su di lui. Da studente avevo letto diversi articoli sulla sua figura. Ricordo anche un film che mi aveva fortemente incuriosito su Jonas Žemaitis. Era intitolato Il quarto presidente. Quando iniziai a studiare storia e poi mi laureai, approfondii gli studi e conobbi meglio la biografia di Žemaitis grazie anche agli archivi storici. Jono Žemaičio biografijos, aišku, jau tada pažinau jį ne tik iš literatūros, bet jau pažinau ir iš archyvinių dokumentų. Si potevano trovare informazioni su di lui anche nel periodo sovietico. Nel 1969 uscì un libro sovietico di propaganda, I piedi sanguinanti dell'assassino. Il titolo già era molto provocatorio e orientava il lettore verso una certa conclusione. C'era anche una serie di libri, I fatti che accusano, e uno degli ultimi volumi era dedicato ai partigiani di Žemaitija, in particolare ai partigiani del sud della Žemaitija. In quel libro erano raccolte alcune trascrizioni incomplete degli interrogatori, non tutti solo di Jonas Žemaitis. E da questi si poteva scoprire che già nel 1949 era stato fondato il Movimento dei Combattenti per la Libertà e che Žemaitis ne era il presidente. Di questi fatti ovviamente nessuno poteva parlare pubblicamente, non si poteva parlare di partigiani o di informatori. La gente poteva scoprire qualcosa solamente da quel tipo di libri. Ovviamente tutto era presentato in maniera tendenziosa e negativa, ma restava il fatto che se ne poteva conoscere l'esistenza. Alcuni autori della diaspora studiavano la resistenza partigiana e la situazione sulla libertà di espressione, ma erano fonti veramente incomplete. Tuttavia, proprio da quelle fonti si veniva a conoscere come i movimenti partigiani si erano uniti e quale era l'elemento unificante. Paradossalmente, tutto ciò si scopriva dai libri di propaganda sovietici. Non esistevano altre fonti scritte nella Lituania sovietica. Perché secondo lei fu proprio eletto Žemaitis? Riguardo all'elezione di Žemaitis, si può dire che fin dall'estate del 1948 lui fosse impegnato intensamente e investisse tanta energia sulla questione dell'unione dei movimenti partigiani, sulla cosiddetta centralizzazione. Jonas e i suoi compagni avevano compiuto azioni concrete, ad esempio prendere contatti con i vari distretti partigiani, inviare lettere, documenti, invitando tutti a unirsi. Per prima cosa furono stretti legami con i partigiani della Lituania nord-orientale, quelli dei distretti di Vytautas e Algimantas. Žemaitis in quel periodo viveva nel bosco Duktas, nel distretto di Šiaulė. Lì si era incontrato con i rappresentanti dei partigiani della Lituania del Nord, Jonas Kimštas e Jozas Šibaila.
e si erano uniti nel cosiddetto presidio della resistenza democratica, cioè l'organizzazione che avrebbe dovuto portare all'unificazione. Quindi proprio lui aveva preso l'iniziativa. I partigiani della Lituania del Sud avevano poi ricevuto i documenti concernenti l'unificazione e si erano poi incontrati nel febbraio del 1949. Jonas Žemaitis fu il precursore e l'unificatore di quella fusione. Bisogna ricordare che fino all'estate del 1948 e fino al suo arrivo c'erano stati altri tentativi, ma non erano andati a buon fine, perché i promotori furono giustiziati o arrestati, oppure perché il risultato non fu semplicemente raggiunto per vari motivi. Žemaitis riuscì invece nel risultato. Lui era la persona giusta, con una personalità da leader. Dopo aver letto diversi documenti e intervistato testimoni, posso dire che Žemaitis era la persona che aveva il giusto carattere per comandare, non solo come militare. Sul suo carattere e come era lui fino al 1940, se ne deve parlare in un altro contesto. Žemaitis aveva una visione abbastanza democratica, ascoltava le opinioni altrui, cercava la soluzione che andasse bene a tutti. Era certamente una persona autorevole per i partigiani e la gente. E proprio in quanto presidente del Movimento dei Combattenti per la Libertà Lituana, fu insignito del titolo di generale dei partigiani. Vorrei sottolineare che solamente a lui fu conferito il titolo di generale dei partigiani nella resistenza. Non esiste altro titolo simile in quel periodo storico lituano. Sia il suo carattere che il contributo alla resistenza avevano determinato la sua ascesa a comandante della resistenza. Pasipriešinimą, vat, būtent ir lėmė, kad jis tapo partizaninio pasipriešinimo vadu Lietuvoje. Può dirci qualcosa sulla personalità di Žemaitis? Būtent aš galiu apie charakterio savybės, apie būdą, aš šiek tiek... Sul suo carattere o personalità posso solo immaginare, perché è veramente difficile descrivere una persona che non hai mai conosciuto personalmente, ma solo attraverso documenti o racconti di testimoni. È un'impresa complessa. A volte documenti o ricordi possono non avere significato. Su Jonas Žemaitis, prima del 1940, sono rimasti veramente pochi documenti. Molti sono stati distrutti dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo della Resistenza. Non furono solo i sovietici a distruggere quei documenti, ma le persone stesse che li possedevano per evitare prove di contatti con lui. A quei tempi potevi essere perquisito in qualsiasi momento, quindi ogni prova a tuo carico doveva essere distrutta prima possibile. Tuttavia, alcuni documenti sono rimasti. Quelli ad esempio sulla sua attività da militare, fascicoli di servizio quando era nell'esercito. Se diamo però un'occhiata a quei documenti, troviamo frasi abbastanza standard, come la definizione severo, ma coinvolto nelle attività di servizio, che aveva atteggiamenti patriottici o simili. Ma se leggiamo le informazioni su altri militari presenti nei fogli matricolari, troviamo frasi molto simili. Le lettere personali arrivate fino a noi sono veramente poche. Abbiamo trovato alcune lettere o frasi scritte sul retro delle fotografie, annotazioni molto semplici. Da tutto questo ne ho ricavato l'idea che fosse una persona dal carattere allegro. Tutte le lettere hanno una certa leggerezza giovanile e anche senso dell'umorismo. Queste cose fanno pensare che fosse una persona che amava la vita e la giovinezza.
Parliamo per esempio delle lettere dalla Francia, dove Jonas studiava alla scuola militare di artiglieria. I partigiani e i sopravvissuti ai Gulag, quando hanno potuto parlare, dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, lo ricordano preoccupato, immerso nei suoi pensieri. Il motivo è facilmente spiegabile. Jonas era separato dalla famiglia. Suo figlio doveva nascondersi. Aveva problemi personali e quelli riguardanti la lotta. Per questo era giustamente pensieroso e anche un po' chiuso. Mi è rimasto impresso un episodio delle memorie di Ona Grigalavičiūtė. Un giorno stava scherzando con alcuni partigiani, ma l'arrivo di Žemaitis smise all'istante. Lui le disse di continuare, dicendo: «Vorrei anch'io ridere un po'». Probabilmente voleva anche lui farsi una risata, ma le circostanze lo costringevano alla serietà. Possiamo notarlo anche nelle fotografie di quel periodo. Il suo sguardo era completamente diverso rispetto a quello che c'era nelle fotografie che vennero scattate prima della guerra. Era serio, preoccupato, anche stanco. Posso immaginare che quello sia stato il periodo più difficile per lui. Era lontano dalla famiglia, viveva nascosto in un piccolissimo bunker in un bosco. Tutto questo ovviamente ne influenzava il carattere. Nepažemina, nepaaukština, taip jau būna, kad žmogus svarbu žiūrėti, ką konkrečiai jis nuveikia. Che cosa può insegnare la resistenza alla generazione di oggi? È una domanda molto difficile e complessa. Confesso che cerco di evitare tali domande. Non saprei dire cosa possa insegnare. Ogni generazione vive le proprie sfide. Risponderò da storico. Dobbiamo sempre imparare dalla storia, indipendentemente da come essa è, sia negativa sia positiva. Dobbiamo studiare la storia, osservarne ogni lato, angolo, ombre, luci, ogni elemento. Dobbiamo interessarci alla storia e non lasciare che qualcun altro ce la racconti. Dobbiamo essere noi a conoscerla. La storia moderna deve interessarci. E allora la risposta alla domanda, cosa ci può insegnare la storia, è che in primo luogo non dobbiamo dimenticare la nostra storia, qualsiasi essa sia. Questo è il mio consiglio. Viene dedicata abbastanza attenzione a Žemaitis e alla resistenza? Posso rispondere che dipende dal personaggio. Spesso osservo la situazione a partire dagli anni 90. La fama di uno o di un altro partigiano è definita dall'attenzione che gli attribuiscono i media. Mi spiego. Non da come si comportava nel periodo storico, ma dall'attenzione che gli viene dedicata. I giornalisti trovano un'idea, un'informazione superficiale, e la divulgano senza approfondirla. Ad esempio, chi era al comando allora e chi non lo era, e doveva solo ubbidire. Nessuno fornisce approfondimenti, navigano tutti in superficie. Per questo è normale che alcuni siano dimenticati, passano in secondo e terzo piano. Anche se ai tempi della resistenza erano figure di primo piano. Io penso che nei media i ruoli dei personaggi dell'epoca siano attribuiti superficialmente e non corrispondono alla realtà. È giusto erigere monumenti ai personaggi storici? Cosa ne pensa? I monumenti sono eretti sin dai tempi antichi. Li vediamo sia nei paesi democratici sia in quelli sotto regimi totalitari. Si differenziano nella loro grandezza e apparenza. Il monumento in sé è un ricordo, può avere gli stili artistici diversi che rendono il monumento stesso speciale nella sua forma ed espressione.
Personalmente non rifiuto l'idea del monumento. Non penso che questa tradizione debba essere radicalmente cambiata. Ma ci sono anche altre forme per commemorare, per ricordare, come ad esempio pubblicare un libro bene informato, oppure dedicare un ente alla persona che si vuole ricordare. Anche questo è un modo per tramandarne la memoria. Tutti vorrebbero essere ricordati ed essere parte della memoria di un popolo. Questo è un monumento, non la forma che prende. Come arrivare a questo non saprei, non ho la risposta esatta. Penso che tutti i modi di ricordare siano utili. La diversità aggiunge interesse ed è valore. Qual è il significato della resistenza lituana nel contesto della guerra in Ucraina? In Ucraina vedo le motivazioni della resistenza partigiana in Lituania. Anche gli ucraini hanno avuto una loro resistenza antisovietica, soprattutto nell'Ucraina occidentale. Possiamo vedere che il sentimento di resistenza nazionale è molto forte proprio in quella parte del paese, nell'Ucraina occidentale, dove si era sviluppata la resistenza partigiana. Nella storia è facile fare paralleli, ma è anche altrettanto difficile. La resistenza in Ucraina ha dato risultati, ha dato al popolo quello spirito speciale che vediamo ora. Gli anni 20 e la resistenza partigiana in Lituania si collocano in un posto speciale nella memoria. Se ne parla molto. Di come se ne parla, se correttamente da un punto di vista storico, è un altro discorso. Penso che a noi ora non manchino documenti, ricordi, ma considerazioni storiche autentiche, nate dal confronto tra fonti diverse, non da una sola. Non dobbiamo dimenticare che anche in Ucraina, proprio come in Lituania, nel nostro paese, si era sviluppato un importante movimento di resistenza antisovietico. Lì ovviamente il territorio è completamente diverso dal nostro. Ci sono più abitanti rispetto alla Lituania, quindi anche la resistenza aveva un maggiore impatto. Anche per questo ha influito direttamente sugli eventi storici attuali, sull'attuale guerra russa contro l'Ucraina.